l'avvento di Stallman, il free software era sviluppato già, la condivisione software era già sviluppata nelle università, soprattutto al MIT, Massachusetts Institute of Technology, dove nasce l'ATIN, insomma, una delle università più importanti. Negli anni 80, invece, precisamente nel 1983, Stallman avvia il progetto GNU. Che significa l'acronimo GNU is not Unix, un sistema operativo completamente libero e non solo. Allora, nell'86 Stallman coniò il termine free software, appunto per free si intende libero e non gratis. Infatti ci sono stati molti diverbi su questa questione della parola free. Fonda la Free Software Foundation per appunto promuovere il concetto e renderlo un concetto valido e vendibile soprattutto. Nell'89 invece fu pubblicata la prima versione della GNU General License, che è la licenza sotto la quale tutti i software appunto free software sono venduti, tra virgolette. Nel 90 invece, ben 10 anni dopo, nel 92, Linus Torvald sviluppa il primo kernel Linux, che bene sì, la parte, come tutti voi direte, il più importante, quindi il kernel, il nucleo, è stato sviluppato 10 anni dopo. Con l'unione appunto tra Torvald e Stallman, il fondatore della Free Software Foundation, abbiamo il primo progetto, il primo sistema operativo GNU Linux. Ok, dopo la storia passiamo ai fatti. Questo è Revolution OS, un documentario molto bello, educativo, importante sulla storia del free software, dagli antipodi fino ai giorni nostri. Come si è sviluppato il sistema, appunto, come si è sviluppata la rivoluzione del sistema operativo, dall'inizio fino ad oggi. Poi, se volete, possiamo guardare anche i video, eccetera. Il software libero. Allora, il software libero è accompagnato da una licenza d'uso. Non è un software di pubblico dominio. La sua licenza non basta però a definire il software come libero. Per definire un software completamente libero, secondo Richard Stallman, che è appunto sempre il fondatore, il software deve rispettare 4 libertà fondamentali. Libertà zero, libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Libertà 1, libertà di studiare il programma e modificarlo. Ok, appunto la libertà. Ok, grazie. Andiamo avanti. Allora, le libertà fondamentali sono principalmente quattro. La prima è che il software è completamente libero e può essere utilizzato per qualsiasi scopo. Libertà punto 2, il programma è completamente modificabile. E libertà 3, deve e può essere completamente ridistribuito. Quindi se io modifico il mio software, lo ridistribuisco alla comunità, perché ho fatto un servizio, ho creato un valore aggiunto a questo software. E la libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne possa trarre beneficio. Appunto. Ok, facciamo una piccola differenziazione. Cos'è open source e cos'è free software? Allora, open source è stato un termine coniato successivamente a free software, in quanto alcune aziende, come ad esempio la Sun, che è un'azienda molto importante, che spero tutti voi conoscano, ha notato che commercialmente vendere un prodotto free software veniva frainteso come appunto software gratis e non gli veniva data quell'importanza che in realtà ha, il valore che in realtà ha. Quindi un software open source rispetta alcuni concetti, alcuni 10 concetti fondamentali, mentre un software libero rispetta quei 4 concetti che devono essere espressi, che abbiamo espresso prima. Appunto, per questa distinzione un software open source non necessariamente è anche libero. Può essere un software open source proprio. Ok, un'altra differenziazione importante è quella che sta alla base del piano filosofico, cioè filosofico-etico, in quanto il free software punta molto di più su questo piano della condivisione, dell'etica del software, eccetera. Quindi non precludersi, non precludere il miglioramento, lo sviluppo, eccetera. Mentre
l'open source è molto più mirato sul discorso tecnico, quindi un software migliore, prodotto migliore con sorgenti aperti, ma che diventi un prodotto vendibile e commercializzabile sul mercato. No, questo del sottopasso, okay. La piazzetta interna e si medita. Appunto, il software libero ha molti vantaggi, sia per l'utilizzatore che per il produttore. Favorisce l'indipendenza tecnologica e la diffusione del sapere, chiaramente, perché io, qualsiasi persona, chiunque può sviluppare il suo software o modificare un software e condividerlo a tutti. Stimola la concorrenza, perché io, avendo un software aperto, voglio modificarlo, voglio farlo renderlo più bello, voglio renderlo più personalizzato, insomma, sentirlo più mio. La sostegno all'economia, in quanto appunto, essendo free software, a costi ridotti e appunto per, come ad esempio per le istituzioni che utilizzano, devono utilizzare i soldi dei cittadini, no? Possono investire sul software libero che ha costi ridotti sia per la manutenzione che per lo sviluppo che per le installazioni. Promuove appunto l'affidabilità e la qualità del software supportando revisioni indipendenti. Favorisce una rapida evoluzione del codice, chiaramente, perché se un'azienda che produce software proprietario ha 10, 20, 50 programmatori a svilupparlo, la comunità free software ha 10.000, 100.000 persone che sviluppano lo stesso codice. E quindi, come è logico, lo sviluppo è più veloce e più completo. Quali sono i vantaggi fondamentali del free software? Appunto, apertura e modificabilità, adattabilità, qualità, stabilità, innovazione, sicurezza e costi. Andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, l'apertura e la modificabilità. Con il codice sorgente aperto a disposizione è più semplice risolvere eventuali problemi svincolandosi dalla dipendenza del produttore in relazione agli argomenti di assistenza e progettazione. Chiaramente, se io ho un software proprietario, acquisto un software proprietario, lo può modificare soltanto il proprietario, appunto. Quindi ho bisogno di contattarlo, aspettare che questa persona, che il proprietario, venga a sistemare il mio software e renderlo più concerne a quelli che sono i miei dettagli. Se il software è aperto, posso farlo fare a un tecnico stipendiato da me in real time, direttamente. Quindi questo velocizza anche l'attività produttiva. L'affidabilità. Il software libero, appunto, è molto più affidabile in quanto si adatta negli ambienti in cui viene messo, anche in ambienti personali, in ambienti proprietari, come ad esempio Windows. Quindi questo risolve tutti quei problemi legati al software e alla compatibilità di esso. Andiamo avanti. La qualità del software dipende appunto dalla sua vasta comunità che lo sviluppa. Avendo una comunità così vasta, possiamo permetterci di avere un software migliore, più revisionato, più controllato, che porta sempre nuove implementazioni, in continuo sviluppo e crescita. Stabilità, appunto, come definito prima nel precedente talk, la stabilità è importante, perché se io sto lavorando in un'azienda ho bisogno di un software che rimanga, che non cada, che svolga il suo lavoro perfettamente, quindi ho bisogno di un software stabile e che non contenga errori, che possono rallentare la mia attività produttiva. Appunto, un altro discorso molto fondamentale è l'innovazione, perché appunto stimolando la concorrenza si stimola l'innovazione. Dato che non porta svantaggio a nessuno, ognuno ha la possibilità di aggiungere valore e fornire servizi. Sicurezza. La sicurezza è un aspetto molto importante, in quanto il software, come ribadito anche prima, viene sviluppato da una comunità molto vasta, quindi è revisionato molto spesso, quindi si può trovare, è molto più facile trovare errori che in un software proprietario, in cui magari per fare ricerca degli errori fanno in 5 e ci mettono magari un mese a trovare un bug e poi successivamente risolverlo. Questo lo rende più sicuro e stabile. Allora, sul discorso costi è un discorso molto, molto importante e attuale, penso, in quanto i costi sono, non dico pari a zero, ma veramente molto limitati. Sia per l'installazione, quindi sia per l'installazione che per la manutenzione successivamente. Avendo